Il ministro Tria non è isolato, nel governo c'è piena sintonia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte smentisce le ricostruzioni che darebbero il titolare dell'economia isolato nel governo e sul punto di lasciare. Ma intanto si apre un nuovo fronte in maggioranza. Matteo Salvini prenota un tagliando al contratto, il programma di governo. Di Maio taglia corto, non se ne parla prima del 2020. Intanto il deputato 5 Stelle Matteo Dall'Osso lascia il gruppo dopo la bocciatura sul fondo disabili. Dovrà pagare una penale da 100.000 euro. Dal rancore alla cattiveria, 10 anni dopo l'inizio della grande crisi, il 52esimo rapporto del Censis restituisce l'immagine di un'Italia dove la delusione per lo sfiorire della ripresa ha incattivito gli italiani. In primo luogo, verso gli immigrati, il 63% degli italiani vede in modo negativo l'immigrazione. I più ostili verso gli extracomunitari sono gli italiani più fragili, anziani e disoccupati in primis. È una sorta di sovranismo psichico prima ancora che politico, un sentimento collettivo che talvolta assume profili paranoici della caccia al capro espiatorio. Nella società non ci sono scarti ma solo cittadini, lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Rimini alla riunione mondiale della comunità di Giovanni XXIII. I cittadini sono di identico rango e di uguale importanza sociale, precisa il capo dello Stato. Una diversa visione mette in discussione i fondamenti stessi della Repubblica, della nostra Repubblica. Il governo è pronto a stanziare le risorse necessarie per far fronte ai danni del maltempo. Si è insediato il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico coordinato dai ministri Riccardo Fraccaro e Luigi Di Maio con i rappresentanti di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Obiettivo far rimuovere 8 milioni di tonnellate di alberi caduti. I 2 miliardi della manovra non bastano, aiuteremo le imprese nella raccolta, assicura Di Maio. Il premio Innovation Leader Awards a Bebe Viola, la schermitrice italiana, campionessa paralimpica in carica di fioretto individuale, ha ricevuto lo speciale riconoscimento dato dall'ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, agli italiani che si contraddistinguono nel campo dell'innovazione digitale. Bebe Viola ha svelato che il suo sogno è diventare un giorno presidente del CONI. Il 14 dicembre, spiega il presidente ANGI, Gabriele Ferrieri, ci sarà la cerimonia ufficiale alla Camera per la consegna dei premi ad oltre 300 under 25.